Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono la regina e te mi affido perché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 17, 18, 26 aprile e 2 maggio 1899. Mentre quest'oggi il mio amante Gesù si faceva vedere, mi pareva che mi mandava tanti lampi di luce che tutta mi penetravano, quando in un istante mi sono trovata fuori di me stessa ed insieme si è trovato il confessore. Io subito ho pregato il mio diletto Gesù che desse un bacio al confessore, che andasse un poco nelle braccia di lui. Gesù era bambino. Per contentarmi, subito ho baciato il confessore nel volto, ma senza volersi da me distaccare. Io sono rimasta tutta afflitta dicendogli: Tesoretta mia, tesoretto mio, non era questa la mia intenzione di farti baciare il volto, ma la bocca, a ciò che toccata dalle tue purissime labbra, restasse santificata e fortificata da quella debolezza. Il confessore sentiva inceppamento nel parlare. E dopo il bacio avuto da Gesù fu completamente liberato da quella debolezza. Questa è una parentesi. Così potrà più liberamente annunziare la Santa Parola e santificare gli altri. Deh, ti prego di contentarmi.
Così Gesù ha dato un altro bacio alla bocca di lui e dopo ha detto: Sono tanto a me gradite le anime distaccate da tutte, non solo nell'affetto, ma anche in effetto, che a misura che vanno spogliandosi, così la mia luce va investendole e divengono tali e quali come cristalli, che la luce del sole non trova impedimento a penetrarvi dentro, come la trova nelle fabbriche e nelle altre cose materiali. Ah, disse, credono di spogliarsi, ma invece vengono a vestirsi, non solo delle cose spirituali, ma anche corporali, perché la mia provvidenza ha una cura tutta particolare e speciale per queste anime distaccate. La mia provvidenza le adombra dappertutto, succede che niente hanno, ma tutto posseggono. Dopo questo ci ritirammo dal confessore e trovammo tante persone religiose che pareva che avevano tutta la mira a lavorare per fini di interesse. Gesù, passando in mezzo a loro, disse: Guai, guai a colui che lavora per fine di acquistare monete. Già avete ricevuto in vita la vostra mercede. Questa mattina Gesù faceva molta compassione, era tanto afflitto e sofferente che io non ardivo di fargli nessuna domanda. Ci guardavamo in silenzio e di tanto in tanto mi dava un bacio ed io a lui, e così ha seguitato parecchie volte a farsi vedere. L'ultima volta mi ha fatto vedere la chiesa dicendomi queste precise parole: Nella mia chiesa sta adombrato tutto il cielo. Siccome nel cielo uno è il capo, che è Dio, e molti sono i santi di diverse condizioni, ordini e meriti, così nella mia chiesa uno è il capo, qual è il Papa, e fin nel triregno che circonda il suo capo viene adombrata la Trinità sacrosanta. E molte sono le membra che da questo capo dipendono, cioè diverse dignità, diversi ordini, superiori ed inferiori, dal più piccolo fino al più grande. Tutti servono ad abbellire la mia chiesa, ognuno secondo il suo grado, all'ufficio a lui compartito. Con l'esatto adempimento delle virtù viene a dare di sé nella mia chiesa uno splendore odorosissimo, in modo che la terra e il cielo restano profumati ed illuminati, e le genti restano attirate da questa luce e da questo profumo che riesce quasi impossibile non arrendersi alla verità. Lascio considerare a te poi quelle membra infette che invece di rendere luce danno tenebre. Quanto strazio fanno nella mia chiesa. Mentre Gesù mi diceva così, ho visto il confessore vicino a lui. Gesù col suo sguardo penetrante, fisso lo guardava, poi rivolto a me mi ha detto: Voglio che tu abbia tutta la piena fiducia col confessore. Anche nelle minime cose, tanto che tra me e lui non ci deve essere differenza alcuna, che a misura della tua fiducia e della fede che presterai alle sue parole, così io vi concorrerò. Nell'atto che Gesù diceva queste parole, mi ricordai di certe tentazioni del demonio che avevano prodotto in me qualche poco di sfiducia, ma Gesù, col suo occhio vigilante, subito mi ha ripresa e nell'atto stesso mi sono sentita togliere da dentro il mio interno quella sfiducia. Sia sempre benedetto il Signore che ha tanta cura di quest'anima così miserabile e peccatrice. Sono bellissime queste due meditazioni che hanno, anche se diversamente, come oggetto la fede. Non tanto la fede in generica, ma quanto la fede nella Chiesa, la fede nei ministri della Chiesa e anche la cura che Gesù in persona esercita nei confronti di essa e quindi come vuole noi che ci relazioniamo nei confronti della Chiesa e agli uomini di Chiesa e anche qualche monito. A tratti molto severo ai membri e agli uomini e alle donne di chiesa, ecco perché non deturpino, ecco, la loro altissima funzione, non la abbassino, non la degradino, in modo tale da poter avere benedizione e grazia dal cielo, non maledizioni, insomma, minacce di guai, come abbiamo sentito uscire dalla bocca di Gesù. Allora, qui Luisa, vedete, qui viene prodotto un miracolo del tutto singolare, no? Questo fa anche capire alcuni aspetti che magari possono lasciare un po'
perplessi. Ecco. Cioè, nel senso che un bacio dato da Gesù, ecco, addirittura sulla bocca di un altro uomo, ecco, questo è di fatto, non è certamente da leggere né da intendere alla maniera umana, no? Penso che sia inutile, insomma, fare delle considerazioni di questo genere, cioè in queste forme del tutto singolari, ecco, di manifestazioni soprannaturali. Questo si dice anche perché non ci si scandalizzi di alcune cose che ha vissuto Luisa, l'ho già detto altre volte, come ho sentito qualcuno, insomma, rimanere un po' perplesso, dice, ma come Gesù dà il bacio in bocca? Gli era dato dal confessore in questa prima meditazione, no? Quindi voglio ben sperare che nessuno che ascolta queste cose voglia trarre inferenze innominabili, insomma, da questo gesto, no? E Luisa spiega l'effetto, Luisa spiega, la nota spiega, l'effetto di questo bacio di Gesù è stato il liberare quest'uomo dall'inceppamento nel parlare. Cioè, è un sacerdote, quindi deve adempiere il mistero nella predicazione, e quindi questo gesto di Gesù, che è un gesto d'amore, ma anche un gesto sacramentale, se ci facciamo attenzione, produce questo effetto spirituale, d'accordo? Non si capisce qui dal contesto se, ma si pensa di no, se il confessore abbia avuto percezione sensibile o meno di questa cosa, no? Sembra più che altro una cosa che Luisa gli abbia chiesto di fare e che Gesù ha fatto senza che il confessore ne avesse coscienza e percezione sensibile, no? In ogni caso gli effetti prodotti sono questi, ma se noi leggiamo con attenzione il Vangelo, per esempio, quando dunque Gesù guarisce, mi sembra un muto, dice che gli apre la bocca, gli tocca la lingua con la lingua e poi gli soffia dentro e gli dice apriti, no? E questo poi ricomincia a parlare, quindi anche questi sono gesti abbastanza significativi, no? Abbastanza forti. Sono gesti sacramentali, soprannaturali e a volte anche di manifestazione, insomma, dell'amore, che però non ha niente a che fare, diciamo così, con le forme di manifestazioni umana, no? Quindi non deve dare adito a cattivi pensieri, ma deve dare adito a lodi all'Altissimo, insomma, che e desidera far percepire, insomma, l'infinità del suo amore anche attraverso il sacramento vivo che è la sua santissima umanità, no? E i gesti di amore di per sé innocente, perché un bacio è un gesto di per sé innocente, non lo è per noi dopo la colpa d'origine, purtroppo, ma per Gesù lo è. E a quanto pare, per chi viene nel regno della divina volontà, lo diventa pur non essendolo, no? Questo è quello che ci sembra di comprendere dall'esperienza di Luisa. Ecco, poi probabilmente questa è una indiretta lode al confessore. Gesù parla del distacco da tutto, tema molto importante nel regno della divina volontà. Distacco, ecco, che come già lui spiegò nel Vangelo, può essere effettivo o affettivo. Il secondo è necessario, il primo è altamente raccomandato e produce degli effetti ancora più forti, a quello che Gesù dice, no? Distacco da cosa? Gesù lo dice, da tutto. Tutto significa le ricchezze, tutto significa i beni materiali, tutto significa i beni affettivi, le persone, i beni morali, quindi l'onore proprio, i beni spirituali anche, la presenza di Gesù, la devozione, tutto. Quindi, nel senso che l'anima distaccata sta consegnata nella divina volontà e riceve da Dio tutto. Perché si ha bisogno, come dire, di una manifestazione del suo amore divino attraverso la tenerezza di un essere umano, Dio glielo manderà, un essere umano, che
che in un certo momento gli dice una cosa gentile, gli fa un atto di amore, insomma, dove possa vedere un riflesso del suo amore. Se ha bisogno di qualcosa di utile alla sua vita materiale, li metterà in condizione di poterla avere. E questo sia per quanto riguarda le cose strettamente necessarie, come mangiare, come bere, insomma, come avere oggi un mezzo di trasporto, insomma, un telefono, sono cose che non sono assolutamente indispensabili, ma non è molto pensabile, insomma, vivere oggi, a meno che non ci sia una particolare vocazione divina, insomma, no? Senza queste realtà. Però nella misura in cui sono necessarie, Dio le manda. Cioè, l'esperienza di spoliazione assoluta che fece San Francesco, insomma, in questo mondo, non era, l'ho detto tante volte, una forma di pauperismo fine a se stesso, no? Quasi come se la povertà fosse un bene da perseguire in sé, e quasi come se la ricchezza fosse un male da evitare in sé. La povertà è il canto alla divina provvidenza e alla divina volontà. Quindi vuol dire che io mi metto in condizioni di vivere completamente nelle tue mani come un bimbo in braccio a sua madre. Veramente come un bimbo non nato. Un bimbo non nato, se la madre non lo porta al seno, non lo nutre, non lo veste, non lo cambia, muore. E è chiaro che questo comportamento produce altissime, tantissime grazie, perché a chi molto dà, molto viene dato. Poi questa è la legge del Vangelo, no? Chi ha sarà dato e chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Diciamo di un gradino inferiore rispetto a questo, ma necessario, c'è cioè il distacco affettivo, quello di cui parla San Paolo nelle sue lettere, no? Lettere ai Corinzi. D'ora innanzi, chi c'ha moglie, viva come se non l'avesse. Chi usa dei beni di questo mondo, viva come se non ce li avesse. Chi compra, come se non comprasse. Ecco, e il distacco affettivo vuol dire la prontezza, cioè, bene, il Signore mi ha donato, non lo so, dei fratelli, degli amici. Io sono pronto che mi ritolga per la sua volontà in qualunque momento, ma pronto non a chiacchiere, pronto realmente. Mi ha dato questi affetti, mi ha dato questo padre, questa madre, questo fratello, questa sorella. Bene, non li metterò mai davanti al Signore, sono pronto in qualunque momento che mi ritolga. Mi ha dato abbondanza di beni materiali, cercherò di usarli il più possibile per la gloria di Dio e per farci del bene. E qualora dovessero essere tolti dalla divina provvidenza, benissimo, non mi angustierò e non mi affannerò per questo, eccetera, eccetera. Questa seconda forma è necessaria, perché Gesù lo dice nel Vangelo, chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Quindi il distacco affettivo, il distacco è una delle cose fondamentali della divina volontà, perché non ci può essere profonda unione con Dio se c'è attaccamento alle creature. Ripeto, dei beni creati di ogni genere se ne può usare col beneplacito della divina volontà. Quindi non è indispensabile, anche se Gesù afferma chiaramente la sua predilezione, il distacco effettivo. Ma il distacco effettivo però lo è. E a questo riguardo Gesù lancia una parola abbastanza forte di biasimo alle persone religiose, che hanno la mira a lavorare per fini di interesse. Allora, questa è una cosa, ecco, l'attuale pontefice, quello che è regnante, insomma, nel momento in cui viene fatta questa meditazione, molto spesso interviene su questo argomento e denuncia, insomma, questa piaga come qualcosa da estirpare urgentemente, ecco, con segni abbastanza forti. Non è, grazie a Dio, almeno si spera, insomma, così tanto diffusa, però è bruttissimo, ecco, vedere un uomo, una donna di Dio che in qualche modo è condizionato nel suo agire dallo sterco di Satana. Ecco. Gesù dice: guai, guai a colui che lavora per fine di acquistare monete e già avete ricevuto in vita la vostra mercede. Ecco, quindi non ci devono essere nessuna forma di attaccamento disordinato, né negli uomini né nelle donne di Dio nessuna, come dire, forma di
indulgenza, insomma, verso uno stile di vita che non sia, insomma, sobrio e consono. E la persona, soprattutto, nessun tipo di umano interesse, ecco, di umano attaccamento nell'amministrazione delle cose di Dio. Cioè, adesso non voglio fare esempi, ma dovremmo sempre ricordare la parola di Gesù nel discorso proprio apostolico, nel Vangelo di Matteo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sulle cose del cielo non si fanno tante, tante questioni, insomma. Non si possono instaurare mercificazioni. Non si può. Poi Gesù mostra a Luisa la bellezza della Chiesa. Qui, diciamo, abbiamo un'occasione, ecco, per comprendere un'altra cosa, a mio avviso, assolutamente ovvia e scontata, ma forse sarebbe bene riprenderla, specialmente di questi tempi. Cioè, nella divina volontà, non soltanto che si vive nella Chiesa, si è fedele alla Chiesa, non si parla male mai della Chiesa né degli uomini di Chiesa. Io adesso ho fatto appena appena un, come dire, commentando un'espressione di Gesù, genericamente un riferimento a possibili piaghe che su cui ci stendiamo un velo pietoso, ma basta. Io non posso dire l'uomo di chiesa X è attaccato ai soldi perché c'è il conto in banca, per dire, no? Non si fanno queste cose qui, anche se fossero vere e anche se uno le conoscesse. Ecco, perché queste cose sono ferite, colpi micidiali alla Chiesa. Quindi la Chiesa è la sposa di Gesù, è il corpo mistico di Cristo. La Chiesa è il mistero pensato da Dio prima ancora di creare l'universo, dicevo sabato scorso in un incontro di catechismo per adulti. La Chiesa è tutta santa e anche se i suoi membri visibili che vivono sulla terra non sono tutti santi, e anche se tra di essi c'è chi purtroppo non farà parte della Gerusalemme celeste, quindi ci sono gli infiltrati, come Gesù stesso dice qui, no? Le membra infette che recano tantissimi danni. Non ci interessa però. Quindi non è che per qualche membro infetto noi andiamo a gettare fango contro la Chiesa. Quindi non soltanto che la divina volontà si sta dentro la Chiesa e ci si sta in un certo modo, d'accordo, adesso lo vedremo, ma si ama la Chiesa. Si difende la Chiesa, si soffre per la Chiesa, si soffre nella Chiesa. Si soffre con la Chiesa, non si lacera la Chiesa, non si divide la Chiesa, non si giudica la Chiesa, non si critica la Chiesa. Io più tempo passa, più di queste cose me ne vado convincendo. Abbiamo parlato di San Francesco come modello di povertà, parliamo di San Francesco come modello vivo di comunione ecclesiale. San Francesco non avrebbe avuto da dire non una, ma 100.000 sulla Chiesa del suo tempo. E lo stile di vita che il Signore gli fece abbracciare, quindi una vita poverissima, improntata tutta all'ideale apostolico e alla predicazione, perché questo facevano i frati, era un'accusa vivente, era una muta accusa vivente a molti dei membri della Chiesa del suo tempo, che erano impaccati di beni temporali e ben poco dediti a ciò che gli apostoli e i loro successori in primis dovrebbero fare, che predicare. Ma San Francesco non è andato a puntare il dito a dire: ah, guarda qua, dato che voi non fate niente, siete traditori, io adesso mi metto a predicare, a vivere la povertà evangelica, ecco, e voi non capite niente, lo faccio io, o a puntare il dito contro cardinali e papi. San Francesco questo non lo ha fatto, perché se lo avesse fatto non sarebbe stato San Francesco. San Francesco ha professato umiltà e obbedienza alla Chiesa, non voleva sapere nulla dei ministri di Dio. E tanto più in alto andavano, meno voleva sapere. Cioè, chi ha fatto questo è prete, io voglio vedere le sue mani che consacrano, tutto il resto lo vede e lo giudica nostro Signore Gesù Cristo. Non è infischiarsene, non è fare finta di niente, non è lasciare la, perché non è che ha fatto solo questo,
Lui si è sporcato le mani, come tante volte oggi si sente dire. Lui ha lasciato tutti quanti i suoi beni, andare a vivere come uno straccione, d'accordo? Ha cominciato a pregare notte e giorno e non dormire la notte, a digiunare dalla mattina alla sera, a fare delle penitenze impressionanti e a predicare il Vangelo. D'accordo? Non è che non ha fatto niente, ha fatto quello che farebbe nostro Signore Gesù Cristo in quella situazione. Non è che non ha fatto niente. Perché qualcuno anche oggi va dicendo in giro: ah sì, no, però le cose che non funzionano bisogna dire, bisogna dire, se no uno se ne infischia ed è responsabile. E tu come fai a dire una cosa di questo genere? Che ne sai? Cosa fanno gli altri nel segreto senza andare per social o per televisione a sbraitare? Che ne sai tu? Cosa ne sai? Quindi la Chiesa va amata. La Chiesa va vissuta. E nella Chiesa si soffre, d'accordo? Perché se c'è un membro infetto, è certo che a me mi dispiace, è certo che la sua infezione ritonda a danno anche mio. Io non posso raccontare, adesso questa è una meditazione, alcune cose che sono successe a me, bruttissime, partacce che ho ricevuto da parte di alcune persone a causa di alcune cose brutte che sono successe nella Chiesa. E la gente, come dire, semplice, ignorante, primo prete che trova gli vomita addosso. Evidentemente non sapendo le condizioni successive di quel prete, ma fa come tutta fa di tutta quanto un fascio e io me le prendo quelle cose perché il peccato di un mio confratello, ammesso che ci sia, infatti, è cosa che fa male anche a me e io accetto di prenderlo quel male e prego per la conversione del mio confratello. Non c'è altro da fare se uno vuole fare parte del corpo mistico di Cristo. Secondo l'esempio che ci ha dato il nostro fondatore, che non ha puntato il dito contro i suoi nemici, è morto per loro. Punto. Quindi Gesù spiega, la Chiesa è una, numero uno, e uno è il capo. E chi è il capo visibile della Chiesa? È il Papa. E nel triregno, che adesso non lo usano più, però insomma. Non era una cosa, come dire, uno sfoggio di potere, ma era un simbolo molto significativo, è adombrata la Santissima Trinità. E tutte quante le membra dipendono con diverse dignità da questi capi, da questo capo, superiore e inferiore, dal più piccolo al più grande, e anche l'ultimo dei battezzati, spiega Gesù, serve se compie l'adempimento delle virtù e fa quello che deve fare. Concorre all'abbellimento e alla santità della Chiesa. E anche se sembrerebbe essere il Signor Nessuno, non è vero, perché basta la sua vita e basta la sua testimonianza a profumare ed illuminare le persone che gli stanno intorno e non solo quelle, perché comunque sia la sua santità ritonda bene di tutta la Chiesa in maniera mistica, non soltanto in maniera esperienziale, esistenziale, percepibile dalle persone che stanno vicino ad un membro vivo e non infetto della Chiesa, che quindi ne ricavano e ne ridondano buona testimonianza, buon esempio. La Chiesa è la nostra casa, perché Gesù non fa nulla senza la Chiesa, non vuole fare nulla senza la Chiesa. E i periodi in cui Santa Madre Chiesa ha vissuto dei momenti meno luminosi, perché le porte degli inferi sono costantemente in guerra contro la Chiesa. Gesù ha detto che non prevarranno, non che non faranno la quarta guerra mondiale, la fanno in continuazione. E ci sono dei momenti in cui in questa battaglia si accusano i colpi, si sta in difficoltà, si perde qualche posizione, ci abbiamo da leccarci un sacco di ferite. Siamo stati feriti, ci hanno fatto del male. E allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo caricare ulteriormente? O vogliamo cercare di fasciare le piaghe franche e riordinare le forze e continuare a combattere santamente però contro le forze del male? Perché Satana non si combatte con Satana. Io penso che siano riflessioni che volutamente mantengo in termini generici, ma molto, molto, molto attuali.
E quale divina volontà ci può essere? Quale divina volontà? In una persona che pensa e, come dire, e sbraita contro la Chiesa o contro gli uomini di Chiesa. Che cosa vuoi fare tu? Vuoi andartene? Vuoi uscire dalla Chiesa Cattolica? Vuoi fartene un'altra? Pensi che ci sia qualche posto di meglio? Questo è quello che hanno fatto tutti quanti gli eretici. Tu hai tutte quante le più buone, le migliori intenzioni di questo mondo. Puoi portare tutte le testimonianze che vuoi, tutti gli esempi che vuoi, puoi dire questo va così, quest'altro va così, quest'altro dice questo, quest'altro, tutto quello che ti pare. Ma ammesso e non concesso che fosse tutto vero, ma che cosa vuoi fare tu? Cosa? Pensi che andando a sbandierare i 420 peccati malefatte di qualche uomo di chiesa, ammesso che ci siano, farai del bene, si risolverà qualcosa? O si faranno soltanto altri danni? E nel caso fosse vero, che cosa vogliamo fare? Ne facciamo un'altra di chiesa? Questo è quello che hanno fatto tutti quanti gli eretici, no? Cosa ha fatto Martin Lutero? Tanto vituperato è Martin Lutero. E adesso tanto presuntamente riabilitato. Presuntamente, perché insomma. Martin Lutero aveva buone ragioni per lamentarsi della Chiesa del suo tempo, eh? Se uno studia la storia, perché c'erano delle cose brutte e gravi che accadevano ai suoi tempi. Ma la soluzione non è puntare il dito contro il Papa, dire che a Roma c'è seduta la grande prostituta, perché nell'Apocalisse la grande prostituta sta sui sette colli, e allora quella è la Chiesa di Roma e quindi il Papa è l'Anticristo. Questo lo diceva Lutero nel 1500, e che quindi bisogna distruggere completamente la Chiesa di Roma e fare una cosa più bella e fare una chiesa spirituale, tutte quante le cose che se uno sente, cioè, capite? Quello che sto dicendo, lungi da me voglio difendere Lutero, d'accordo? Ma aveva motivazioni per parlare. Che poi lui fosse una persona che fosse tutt'altro che un esempio di virtù, da quello che appare dalle fonti, che forse quindi voleva andarsi a fare le sue cose per farsi gli affari suoi, questo è un altro discorso, questo è un giudicare le intenzioni, questo qui, anche se appare possibile. Ma di fatto lui aveva una situazione di chiesa che stava disastrata, usciva dal papato rinascimentale. Lutero è stato, quando lui era giovane, il papà della chiesa era Giulio II. Adesso non, quindi ci sono stati dei papati che a quanto pare, sicuramente poi la storiografia di una certa area ci ha messo tanti carichi da 90, caricato, alterato, insomma, ma c'erano dei problemi oggettivi, d'accordo? Oggettivi. Lui non ha fatto quello che ha fatto San Francesco a suo tempo. Ha distrutto, ha separato e c'è una piaga che sono 500 anni che sta aperto, da cui sono nate poi una montagna di altre chiese su chiese su chiese su chiese, perché tutte quante le chiese o comunità ecclesiali che si rifanno al mondo protestante, specialmente in alcune parti del mondo, non si contano più, non si contano. D'accordo? Era divina volontà una cosa di questo genere? Io mi chiedo soltanto questo, era divina volontà? O era meglio moltiplicare le preghiere, moltiplicare i rosari, moltiplicare le penitenze, moltiplicare la testimonianza di vita santa e di obbedienza anche a chi, perché l'obbedienza è dovuta all'ufficio, non alla persona, anche a chi sembrerebbe non molto meritevole di essere obbedito. D'accordo? E predicazione. Lutero era un prete, era un monaco. Predica, insegna, rimani fedele alla Chiesa, che non si identifica con nessuno dei suoi membri, nessuno. È una realtà che va oltre le contingenze storiche. E basta, non c'è altro da fare. Soffri e chiedi, come faceva Santa Caterina da Siena, al Signore, rinnova, ricostruisci la Chiesa, che ci possa mettere anch'io il mio piccolo contributo. E basta. Questa è divina volontà sicura e certa. Altro no. Altro no. Infine Gesù termina con una piccola esortazione. Ricordiamo sempre queste anime, le anime che percorrono vie straordinarie. Rientrano tra le categorie di persone per le quali il direttore spirituale è indispensabile, cioè non è un optional,
come lo è per l'attualità dei fedeli. È necessario, ho detto in altre meditazioni, insomma, quando è che il padre spirituale è indispensabile? Quando si deve discernere lo stato di vita e uno vuole avere chiarezza, ma il primo caso è appunto le esperienze mistiche straordinarie. Guai a chi le vive da solo, è impossibile una cosa di questo genere e non si deve fare. Il secondo, in ordine di importanza, è chi vuole discernere uno stato di vita che magari sente una vocazione particolare, qualche forma di consacrazione che deve essere aiutato. E il terzo è chi sinceramente desidera diventare santo. Il resto, molte volte, la direzione spirituale si riduce a chiacchiere, sfoghi o cose di questo genere che non sono direzione spirituale, è altro. Ecco, e diventano veramente in alcune situazioni parodie della direzione spirituale, no? È chiaro però che il rapporto che si instaura con il confessore, ecco, che è uno dei nomi che può avere il direttore spirituale adesso, è un rapporto teologale. Voglio che tu abbia tutta la piena fiducia col confessore anche nelle minime cose. Tra me e lui non ci deve essere differenza alcuna. E a misura della tua fiducia e della fede che presterai alle sue parole, così vi concorrerò. Questo perché è il Signore che affida i confessori a seconda della necessità che abbia una singola anima, secondo il suo cuore. L'ha sempre fatto. E anche in questo non si deve preoccupare l'anima. Deve soltanto credere fermamente e con fede teologale che quella persona che Dio gli ha messo davanti, pur con tutti i suoi limiti, difetti che possa avere, è colui di cui il Signore si servirà per guidarla, per aiutarla, per farle fare discernimento e per portarla alla santità e per portarla a corrispondere a quelle cose del tutto peculiari che il Signore chiede alle anime elette che hanno bisogno di essere confortate, aiutate, difese, protette, attrezzate per combattere contro il demonio e tante altre cose. Ma anche la figura del confessore si fonda, si radica nella santità della Chiesa e sempre nella Chiesa. Ringraziamo il Signore per il dono della Chiesa e ricordiamo che potremmo, una volta si diceva extra ecclesia nulla salus, ed è vale tuttora, quindi fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ecco. Si potrebbe tranquillamente parafrasare con extra ecclesiam nulla divina voluntas. Non esiste la divina volontà fuori dalla Chiesa, senza la Chiesa o peggio ancora contro la Chiesa. O Divina Maria, guidaci sulla via del distacco da tutte le cose create, perché il centro del nostro cuore e della nostra vita siete soltanto tu e Gesù, e il regno della Divina Volontà è nulla, diceva la grande Santa Chiara d'Assisi, mai anteponiamo all'amore di te, di lui e al desiderio con tutte le nostre forze di entrare nel regno del Divino Volere. Il regno del Divino Volere si trova nella Santa Chiesa Cattolica, o Divina Maria, non fuori di essa. Aiutaci quindi ad amare la Chiesa, a vivere nella Chiesa, ad obbedire alla Chiesa, ad obbedire ai legittimi rappresentanti di Gesù nella Chiesa, a rispettarli, a onorarli, non in quanto persone, ma per l'ufficio che ricoprono.
a spenderci per la Chiesa, a soffrire con la Chiesa, a vivere nella Chiesa, a costruire, edificare, pregare per la Chiesa e per tutti quanti i suoi ministri, offrirci perché il trionfo del tuo cuore immacolato con la Chiesa nel mondo possa giungere al più presto. E tutti quanti noi possiamo vedere, ecco, la gioia e la bellezza di una Chiesa rinnovata ad immagine del Signore, ecco, splendente, ecco, e di nuovo riconosciuta, ecco, e apprezzata anche dagli uomini a cui la Chiesa è inviata e per i quali deve risplendere. Come luce delle genti, certamente riflesso della luce che Gesù è, ecco, ma tutta pura e tutta santa, purificata anche dalle macchie e per quanto possibile, ecco, liberata almeno in parte dalle membra infette che tanto fanno soffrire e tanto purtroppo danno arrecano al corpo mistico del tuo Figlio Gesù. Aiutaci ad amare ardentemente la Chiesa e a concorrere alla sua crescita ed edificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.